danzano avanti e indietro. Ormai suona solo come una beffa la vicenda di via Morazzone, dei panettoni installati dal comune. Quasi da sorridere, non fosse che la pericolosità della situazione è reale, come denunciato da centinaia di automobilisti. A quasi due mesi dalle prime segnalazioni nulla è cambiato, anzi si peggiora. In via Morazzone, uno dei tanti punti pericolosi della città, nonostante il cartello lo vieti, molti automobilisti effettuano la manovra che vediamo nelle immagini girate il 18 gennaio scorso. Da via Morazzone imboccano il peduncolo che riporta in viale Giulio Cesare in direzione Esselunga, attraversando tre corsie. Manovra pericolosa, quotidiana, anche perché chi arriva da viale Giulio Cesare deve affrontare una piccola curva che toglie visibilità e rischia di trovarsi un'auto in mezzo alla corsia, senza contare poi i disagi per il traffico. Chi tenta la manovra vietata, soprattutto la mattina, rallenta il flusso di auto già perennemente incolonnato. Il comune, per voce dell'assessore alla mobilità Daniela Gerosa, prometteva che avrebbe valutato quanto prima la problematica, testualmente. In due mesi però Palazzo Cernezzi ha solamente spostato due panettoni di cemento. A gennaio erano sul marciapiede, a febbraio sono stati messi in strada e nei giorni scorsi erano addirittura in mezzo alla carreggiata. Oggi sono stati nuovamente spostati all'autostrada da chi proprio non ci sta a rispettare le norme. Situazione grottesca, surreale e in attesa dunque di una soluzione definitiva, sempre che il comune non intenda andare avanti così in eterno, con i panettoni che oscillano avanti e indietro in un eterno braccio di ferro tra gli addetti di Palazzo Cernezzi e chi di notte esce di casa per rimuoverli.